Messi, chiude Messi, gol! Messi, immens Messi, ancora 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 Messi, gol, 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 della primera part del partit, al mig del camp juga el Getafe, pressiona el Barça, talla la pilota Deco, Deco l'envia cap a la dreta per Xavi, assistència de Xavi més cap a la dreta per Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 increïble, increïble, no m'ho puc imaginar, no m'ho podia imaginar, no ho he vist mai això, no ho he vist mai, increïble, quina jugada, increïble, quina jugada, Messi, 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 però més i més i més, però més, però molt més, però molt, 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 molt més, però molt més, molt més, molt més, doncs molt més, molt més, i encara més i més i més, i més 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 i tot i tot i tot i tot i tot i més i tot i més i tot i tot i tot i tot i més, tot i més, i en lectures a més, increïble, espectacular, increïble, el que li faltava a Messi perquè el comparin amb Maradona, perquè aquest gol s'assembla al del Mundial del 86, espectacular.
Però espectacular, espectacular. Jo l'estic veient repetit, ja és la tercera vegada que ho veig. Primer se'n va de dos jugadors, després de quatre més, encara el porter també se'n va, després un altre intenta sota els pals arribar, però no pot perquè ell li aixeca la pilota per sobre. Tot això ho fa en 12 segons, arrenca a camp del Barça i realment, com dieu, s'assembla moltíssim al gol de Maradona al Mundial. Quatre jugadors de mig camp, el porter, un defensa sense angle, xuta a porteria, rep la pilota a camp propi, es treu dos homes de sobre, creua 50 metres, creua una pilota sobre la rea de fons gairebé sense angle, un gol de número 1 mundial de tots els temps, o sigui, no un gol d'un nen que promet. No, un gol de Maradona, un gol de Maradona. Sí. És que comença amb dos túnels, o sigui, això no ho va fer Maradona. Sabeu qui la recupera? Rakitic està fent un partidàs. Sí. Rakitic, dóna-li. La passada per Messi, que no està en fora de joc. Entra a l'àrea Messi, el retall de Messi, la pica, gol! Demencial, el que acabo de veure és descomunal, el que acabo de veure és que no és d'aquest món, és que no és del que món, però què ha fet amb la pilota Leo Messi? Leo Messi, encara Boateng, li fa una finta i un retall, el deixa assegut a terra, el deixa sense cintura, espera la sortida de Neuer i picadeta, gol. Gol del Barça, gol de museu, de traca i mocador, de pitet i del que vulgueu. Gol antològic, de Leo Messi, que acaba de deixar amb un pam de nas Baviera sencera. Tots drets, mocadors a l'estadi, reverències, estàtues, monuments, el que faci falta per donar-li les gràcies a un jugador únic, a un jugador universal, a un jugador que ens acaba de regalar una jugada que només és a l'abast dels elegits. Barça 2, Bayern de Munic 0. Gràcies, Messi, per tanta bellesa, per tanta imaginació, per tanta creativitat. Gràcies, Messi. Barça 2, Bayern 0. Petitó, petitó, Messi, Messi. Olele, olala, sé del Barça és el millor que hi ha. Olele, olala, sé del Barça és el millor que hi ha. Olele, olala, strane. Dai, Bona nit a tothom, buonasera a tutti, radionomafutura.it, Radio Barça Italia, dallo studios qui a Roma di Radio Roma Futura, Massimo Morgante che vi parla e subito la redazione pronta di Radio Barça Italia in collegamento da Somma Vesuviana, Napoli, il nostro Francesco Buonacura. Ciao Fra. Buona notte a Tom e Vista e Basta. Eccolo, poi da Bari Giuseppe Deserio, come stai Pep? Tutto bene Max, ciao Fra e buona notte a Tom e a tutti i colleghi che ci stanno ascoltando. Bene, bene, bene. Allora ragazzi, diciamo che il tema, intanto già ringraziamo tutti che ci stanno, i nostri amici culè che ci stanno ascoltando. I titoli di oggi, i titoli di oggi non possono che essere intanto la bella prestazione del Barça e la partita con il Villarreal al Camp Nou, in questo rotondo 3-0, con questo grandissimo gol di Neymar, ma con anche lui che ha marcato il Charrua, perché il Charrua ha fatto una delle sue ennesime grandissime partite, cioè Luisito Suarez. Poi insomma raccontiamo un po' l'esperienza, più che altro la facciamo raccontare da Francesco Buonacura, che è stata la sua prima volta al Camp Nou e a Barcellona, e poi insomma con Giuseppe vediamo un po' tutto quello che è accaduto e che sta accadendo, perché ci abbiamo anche
una settimana di preparazione per il classico, visto che il campionato si ferma, la Liga si ferma, e poi insomma avremo in collegamento Fabio Cecchini, che ha preparato questa nuova rubrica bellissima che riguarda appunto, sarà, si chiama Amarcord Barça, perché racconta sostanzialmente quello quelli che sono i grandi giocatori del passato del Barça. E proprio oggi cominceremo immediatamente con il più grande, ovviamente, con Joan Cruyff. E poi insomma avremo Andrea Fabiani direttamente dalla Sardegna in collegamento. Andrea Fabiani ci dà, insomma, è un culé come noi, che manca un anno per diventare socio, è socio di compromesso, e sapete bene che per diventare soci del Barça o si ha un parente oppure devi essere socio di compromesso per 3 anni senza nessun diritto. Ovviamente adesso questa è una regola che c'è, però ne parliamo dopo. Allora, io intanto vorrei cominciare con tutte e due, sia con Francesco che con Giuseppe, nel sapere un po' di quello che è accaduto, insomma, alla partita e come hanno visto questa vittoria del Barça. Ovviamente Francesco l'ha vista in un modo un po' particolare perché era allo stadio. Allora facciamo così, cominciamo da Giuseppe, che purtroppo per lui l'ha vista in TV, però magari l'ha vista meglio di me. Già io, dice. Io ho invidiati, non poco, lo so, e tu rimarchi la ferita, annaggia. Ma quale ferita? Ci saranno occasioni, voilà. Lo so. Allora dai Peppe, su, parti tu, che poi dopo Francesco ci racconta anche le sue sensazioni dell'essere stato alla prima volta al Camp Nou. Allora Max, ovviamente è stata una bellissima partita, come abbiamo commentato questi giorni, abbiamo parlato un po' tra noi, è stata veramente una partita fenomenale. Un po' anche come dicesti tu, c'è stato un gioco che ricordava praticamente il Barça delle ultime partite dell'anno scorso. È stata una partita a mio parere bella da entrambe le parti. Il Barça ha avuto tantissime occasioni, ha avuto l'occasione iniziale per esempio sul tiro di Dani Alves che poi è stata deviata, ha avuto l'occasione sull'affondo di Mathieu quando si è accorso appunto su tutta la fascia, inserimento in aria, il tiro sul portiere che, devo essere sincero, Areola del Villarreal è stato veramente abile in tante parate. E la squadra ha giocato tecnicamente e tatticamente molto bene, infatti eravamo sinceramente superiori sul piano tecnico e sul piano del gioco al Villarreal, che fondamentalmente non ci ha creato grossi problemi. Il primo tiro di Soldado, che è stato il primo diciamo a fondo del Villarreal, è andato fuori di molto comunque, anche perché l'ha colpita male la palla dato che se l'era allungata. E un'azione invece dove è stato molto abile Claudio Bravo e anche Mathieu, che l'ha aiutato in scivolata, è stata su un'azione appunto avvenuta sulla fascia, dove questo tiro appunto, ora non ricordo bene il giocatore del Villarreal che ha tirato, però la palla è stata effettivamente deviata da Mathieu e da Claudio Bravo, ma in particolare dal portiere, che ha fatto un grande salvataggio. E poi che dire, io ho visto una trasformazione, cioè, in queste partite nella squadra, ma specialmente la squadra ha preso la consapevolezza proprio del fatto che anche senza Messi in campo dovevano rendere il 100%. Ricordiamo che c'era l'assenza anche di Rakitic, che era molto importante, e Sergi Roberto, che sta costruendo veramente prestazioni su prestazioni sempre ad altissimo livello, ha fatto anche una bella gara appunto, senza ovviamente dimenticare la bellissima prestazione di Bussi, che ha messo un assist fenomenale, perfetto proprio per il primo gol di Neymar, che è stato appunto controllo col